in questo numero di Salute Magazine. Nuove emergenze sanitarie, siamo pronti? Virus respiratorio sincitiale, l'importanza dei vaccini. Takeda Italia, nuovo vertice per la divisione oncologia. Il nostro sistema sanitario è pronto ad affrontare eventuali emergenze in caso di nuove malattie infettive? Risponde Federico Forneris, presidente della Fondazione INFACT, consorzio che coinvolge 500 ricercatori impegnati ad affrontare la sfida creata da potenziali malattie infettive emergenti. Per quanto riguarda la nostra capacità di rispondere alle nuove emergenze, quello che possiamo dire al momento è che anche grazie agli sforzi che stiamo svolgendo, che abbiamo svolto durante il primo anno di attività, c'è di fatto una responsività maggiore che è dettata da una parte da una conoscenza più approfondita di quelle che sono le minacce incombenti. E per fare anche solo un esempio che mi viene in mente, ci sono stati dei casi legati a ECO11 o ECOVIRUS 11, che rappresentano appunto una casistica che si è sviluppata in maniera totalmente inaspettata quest'anno, che proprio grazie ad alcune delle tecnologie che sono state implementate all'interno del progetto hanno permesso una rapida identificazione e quindi un intervento immediato sui pazienti che di fatto presentavano questo caso. Questo è un esempio di fatto che mette in evidenza come, se conosci il tuo nemico, sei in grado di intervenire nel modo più efficiente possibile. E questo ovviamente come obiettivo generalizzato del nostro progetto, così come anche in generale di quella che è la risposta del sistema sanitario nazionale e mi sentirei di dire anche internazionale, c'è quello di arrivare ad avere una sorta di carta d'identità di qualsiasi minaccia, perché alla fine se si è in grado di identificare rapidamente di che minaccia si tratta, e parliamo veramente di ore o eventualmente di giorni e non di settimane o mesi, allora si riesce ad evitare la diffusione e la propagazione di quello che può diventare un problema a livello di sistema. Ci troviamo in un contesto dove effettivamente siamo costantemente esposti a nuove minacce. Penso per esempio a patogeni trasmessi da vettori quali zanzare, altri insetti, le zoonosi, come di fatto è stata la pandemia causata da SARS-CoV-2, emergenze dovute a batteri resistenti agli antibiotici o quant'altro. Per cui non mi sentirei di etichettare uno di questi come peggiore o più cattivo o più pericoloso rispetto agli altri. Quello che ci serve, secondo me, è una consapevolezza generalizzata sul fatto che queste minacce ci sono costantemente attorno a noi e dobbiamo essere in grado di rispondere nel momento in cui si verificano uno o più casi che effettivamente possono rappresentare un problema a livello di sanità pubblica. In un momento di particolare diffusione delle sindromi influenzali, il Board del Calendario per la Vita sottolinea la rilevanza, oltre ai tradizionali vaccini contro influenza, Covid, pneumococco e pertosse, di nuovi strumenti di prevenzione finora non disponibili, rappresentati dai vaccini contro il virus respiratorio sincitiale. Questo virus, noto come causa di bronchiolite nei bambini piccoli, è anche molto rilevante per la salute degli anziani e degli adulti con malattie croniche, come spiega Paolo Bonanni, coordinatore scientifico del Board del Calendario per la Vita. Il virus respiratorio sincitiale è un virus che noi conosciamo da tanti anni. Negli anni 60 si era provato già a produrre un vaccino che potesse prevenirlo, senza successo, anzi con delle problematiche abbastanza complesse dal punto di vista scientifico e tecnico per poterlo fare. Però fin da allora si sapeva che era un agente infettivo che provoca malattie respiratorie molto importante. Intanto provoca moltissimi casi di bronchiolite nel bambino piccolo, quindi nel bambino sotto l'anno addirittura l'80% delle forme di malattie respiratorie sono legate a questo agente infettivo. Meno noto è il fatto che questo virus può fare danni anche importanti pure nella popolazione anziana e nella popolazione adulta con delle malattie croniche. Sappiamo per esempio, si calcola che almeno 290.000 casi siano provocati ogni anno tra la popolazione di oltre 60 anni, con 26.000 ricoveri e 1.800 persone che ogni anno mediamente muoiono. Allora,
Oggi abbiamo dei vaccini disponibili. Sono un vaccino monovalente adiuvato, quindi vuol dire che ha un adiuvante, una sostanza che aiuta a rispondere in maniera più completa. Un vaccino bivalente non adiuvato, che però funziona anche questo molto bene, e abbiamo in preparazione un vaccino a RNA messaggero simile a quelli che abbiamo usato per il Covid, dovrebbe essere poi autorizzato nei prossimi mesi. Quindi ci sono tre vaccini in prospettiva disponibili. Questo è un bene anche per la competizione, quindi ovviamente questo potrebbe renderli anche un pochino più economici da un certo punto di vista, anche se sicuramente sono vaccini nuovi, tecnologicamente complessi, quindi avranno un costo superiore a quello dei vaccini anti-influenzali, per esempio. Detto questo, è un problema quello dell'RSV che è assolutamente non risolto e non è mai affrontato con un vaccino. Quindi l'appello che abbiamo fatto è stato quello di almeno cominciare da una fascia di popolazione che certamente è molto colpita, che è quella degli ultra 75 anni. Mancano ancora un po' di dati su quant'è la reale circolazione in Italia, quindi abbiamo bisogno ancora di raccogliere dati. Abbiamo bisogno di capire ogni quanto questo vaccino vada fatto, perché certamente abbiamo dei dati che ci dicono che nella seconda stagione c'è una protezione buona, anche se un po' più bassa rispetto alla prima. Dobbiamo ancora capire ogni quanto lo dobbiamo fare, ma certamente gli ultra 75 anni ne beneficeranno, così come ne beneficeranno gli ultra 60 anni con malattie croniche importanti. Stefano Sommella guiderà la divisione oncologia di Takeda Italia nel ruolo di Oncology Country Head Italy. Con questa nuova responsabilità, Sommella accompagnerà l'azienda nel processo di consolidamento e crescita in un'area terapeutica di importanza strategica per l'azienda, attraverso un impegno che si sviluppa non solo in-house, ma anche attraverso numerose collaborazioni esterne. Takeda intende rafforzare la sua presenza con un portfolio in continua espansione e una presenza in diverse aree dell'oncologia. Come spiega Stefano Sommella, Oncology Country Head Italy, Takeda. Takeda ha creato nel 2014 una divisione oncologia all'interno con headquarter a Boston, proprio per occuparsi in maniera specifica con agilità dei gap che c'erano in quest'area, soprattutto per i tumori rari. E le direzioni sicuramente di ricerca vanno verso l'immuno-oncologia, separata sicuramente tra tumori cosiddetti liquidi, quindi oncoematologici, linfomi, vari tipi di linfomi, mieloma multiplo, e i tumori solidi, dove siamo già presenti con il carcinoma polmonare, una sottotipologia ALK positiva, e dove siamo in attesa, diciamo, dell'approvazione, questa è una qualche cosa di molto importante che stiamo aspettando, dell'Agenzia Europea per quanto riguarda il colorectal cancer metastatico, quindi il tumore del colon retto metastatico. In generale l'area di sviluppo di ricerca dell'azienda si indirizza, si orienta sul reindirizzamento, sul reengineering delle cellule del sistema immunitario per poter ovviamente aggredire la neoplasia. Sono le linee guida su cui ci muoviamo, che hanno come fil rouge, direi, come dicevamo, il gap per quanto riguarda i pazienti, i tumori anche rari, quindi su cui c'è un focus marginale o comunque meno importante rispetto ai tumori che hanno un'estensione, una rappresentatività di pazienti molto più ampia. Queste sono le aree su cui Takeda si sente di voler investire per il futuro e su cui stiamo anche collaborando, non solo dal punto di vista ovviamente primario della ricerca, ma anche con i progetti che, e questa è un'altra mia priorità, di continuare questo percorso di collaborazione, di partnership con associazioni dei pazienti, istituzioni, società scientifiche. Mi piace ricordare un progetto che abbiamo sviluppato e che stiamo portando avanti, che è il senso delle parole, sulla comunicazione medico-paziente, un dizionario emozionale che vuole aiutare il clinico in questi momenti delicati, molto sensibili, dove il paziente è in una situazione anche psicologica molto fragile, e quindi dare a loro uno strumento concreto per affrontare al meglio questo tipo di momenti abbastanza delicati, dove il gergo tecnico non sempre aiuta.